Con il sindaco di Pont Bruno Riva parliamo di questa giornata intensa per Pont e in questo caso per la festa della IB, ma non solo, visto che oggi anche c'è una giornata speciale per la SOMS. Buongiorno a tutti, sì, grazie per essere qui. È una giornata veramente impegnativa, non capita sovente di avere più manifestazioni e più ricorrenze nello stesso momento, ma ben vengano. Per quanto riguarda i volontari dell'antincendio boschivi, devo ringraziarli pubblicamente per tutto quello che fanno, perché sono veramente un pilastro della nostra società, del nostro paese. Qualsiasi persona di noi penso possa avere bisogno o ne abbia avuto bisogno, non hanno mai avuto incertezze, ci hanno sempre aiutato in modo esemplare, li ringrazio tantissimo e quindi è giusto che ci siano delle giornate anche per loro. Per quanto riguarda invece anche la SOM, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, oggi c'è la ricorrenza appunto dei 150 anni e quindi sono un esempio di solidarietà da sempre, uomini e donne al servizio di tutti quanti per il lavoro, per la famiglia e un esempio per la nostra società. La cittadina di Ponte si conferma molto legata alle associazioni che rendono il paese vivo e che appunto in questo periodo stanno realizzando degli eventi importanti. Certamente, non solo ieri ad esempio nel pomeriggio i Canteira hanno organizzato una bellissima castagnata che è stata una manifestazione e un momento di gioia tutti insieme, perché quando anche qualche decina di persone si riunisce per mangiare il frutto tipico di questa stagione è un esempio proprio di collettività che si ritrova con i frutti della terra, con l'amicizia, con la musica. Poi appunto tantissime altre associazioni come la Croce Rossa, come i Fanti, come gli Alpini, come tutte, spero di non dimenticarne che fare brutta figura, sono attivissime e le devo ringraziare proprio tutte. Grazie. Moreno Turigliato, presidente dell'AIB di Ponte, una giornata di festa, una giornata in cui i volontari si sono riuniti ancora una volta per ritrovarsi, ma anche dare un segnale forte al territorio. Sì, oggi festeggiamo la nostra Santa Barbara, nostra protettrice del fuoco, e voglio ringraziare soprattutto tutti i volontari, perché senza di loro la nostra associazione non vive. E siamo una famiglia. Siamo una famiglia, ma non solo tra di noi, anche con tutte le altre squadre del territorio. Infatti ringrazio quelli che sono venuti e hanno partecipato, che stanno partecipando a questa giornata. Una giornata che appunto sottolinea anche l'importanza dell'AIB non solo a Ponte, ma sul territorio canavesano in generale, visto che avete anche alcuni gruppi ospiti. Sì, 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 non è solo canavesano, ma è di tutto il Piemonte. La nostra attività di base, come dice il nome, è l'antincendi boschivi, però tolto quello diciamo anche tanta prevenzione. Infatti ringrazio il comune di Ponte che tramite la convenzione ci permette di guadagnare qualche soldino per i mezzi, per le assicurazioni, per tutto quanto. Infatti facciamo pulizia di sentieri e in più aiutiamo la polizia municipale durante le manifestazioni.